stai in ascolto, che c'è un messaggio per te. E sai qual è? No. Devo fare la cacca. E possono spingere un po'? Anzi no, perché c'è la curva da Yaris. E la supera, attenzione! Doppio sorpasso! Le pennellano! Incredibile! Grafono! Occhio! Ah sì! Qua, se sei distratto... Beh, detto. Vai dritto diretto. Sotto il ponte di Baracca c'è Perin che fa la cacca, la fa dura dura dura, il dottore la misura. Ah, ma ho capito chi era il ponte, chi era il Pierino. Sei sicuro che come secondo nome non hai Pierino? Eh? Mizze, cos'è qua? MotoGP? Attenzione! Altro tornante più stretto. Anche più ripidissimo. Da qua forse potrebbe valer la pena accendere quella frontale. Lo dico e lo faccio. Ah, guardala che è montagna. Sì. Dai, vai davanti. La fa passare, incredibile. Incredibile che non è detto. Lo passa! Lo passa! No, mica ci avevo solo in faccia. Attenzione, tornante! Esce in terza, non va! Guarda, tornante! Perché gli altri due dove erano, scusate? Uno era quello da MotoGP, uno era quello stretto in pendenza. Ah già. Rettilineo prepotente, apri tutto! Siamo a San Dandonio. Adesso non vorrei dire cazzate, ma non penso. Quello lì di fronte è il massiccio dell'Adamello. Ma va? Dall'altra parte c'è il passo del Tonale. Ah, sì, ma è deserto sto paese. Cioè, tutti questi paesi sono deserti. Beh, oddio, tutti i paesi che abbiamo attraversato erano abbastanza deserti, eh. Beh, che domenica sera sono le 7, penso che anche la gente sia a cena. Non so. Uè, amica degli indiani! La freccia! Attenzione! Che curvone! Però sono in terza. Anche io! Questa più da seconda. Beh, penso di riuscire a capire adesso perché costa tanto Madonna di Campiglio. Bello! Mizze! Che spettacolo! Queste sono le Dolomiti comunque, eh. Speriamo ci sia un punto panoramico per fare una foto con le moto. Qua? Che figata. Lasciala in prima. Ma dove cazzo fai? Che mongo. Moments later. Non riesco a togliere il cavalletto. Aspetta, stai lì che te lo tiro su io. È tutto acceso? Grazie. Luna Colombo e le difficoltà motorie. Non ci arrivo, sono bassa. Poi c'è di là, c'è il dirupo, c'è il gradino. Luna Colombo e le gambe corte. Vabbè, mi hanno fatto così. Per questo non posso farci niente. Luna Colombo e la permalosità. Passami larga. Larga? Da questo lato! Luna Colombo e deficit dell'apprendimento. Guarda come sono, ci sono tre cose a punta, piccolini, là in centro.
Sì, figo. Veniamo a Madonna di Campiglio a sciare quest'inverno? Sì, infatti, 80 euro. Spettacolo vero, bellissimo. E non lo sapevo, vedi. Ed è qua neanche tanto lontano, Vedi. Quasi da non passarci, perché ho pensato, beh, che strada vuoi che sia? Perché non era un passo famoso, era una strada. E ho detto, vabbè, però per non far la stessa andata e ritorno, facciamone un pezzo diverso. E vedi che ci avevi ragione. Adesso è così freddo, 19.1. Sì, infatti ho freddo al collo. Ma qui c'è un robot arancione finto, immagino, però. Ma cos'è, la strada passa sotto l'albergo? Sì. Di Maro, sinistra. Che strade strane. Più che altro perché non ti aspetti di trovare una galleria sotto un palazzo che ti porta in un tunnel. Esatto. È freddo! Qua sì, Ma cosa servono quelle ventole? Le ventole servono perché se disgraziatamente ci fosse un incidente e del fuoco, quindi del fumo, le ventole si accendono e spingono fuori il fumo per non far morire la gente soffocata. Ah. Grazie Wikipedia. Grazie. Quanto è lungo sto tunnel? Ci siamo. Di Maro, dritto. Campo Carlo Magno, 1682. Allora è il passo di Campo di Carlo Magno, quindi facciamo un altro passo. Calbergo, bla. No, la partenza della cabinovia, Luna. Deserto. Deserticon. Desertico. Passo Campo Carlo Magno. 1682, beh, il più alto della giornata. Vabbè, dopo il tonale. Beh, Luna, qua ci stava una foto, però, Ma dove? E qua, guarda che roba. Cioè, vabbè, qua c'è l'erba un po' alta, non so se si vede. Magari trovi un punto più bello più avanti. E più avanti? Non lo so. Perché torna dietro? No, vabbè, dai, le abbiamo fatte, però è bello, guarda. Sì. Ma secondo te non c'è nessuno perché non è stagione? O perché è proprio per il coronavirus? Ma... Cioè, nel senso, d'estate si riempirà? Cioè, nel senso, d'estate cosa fai? Le camminate o in bicicletta? Probabilmente sarà un'estate strana, divisa tra la gente che ha paura e la gente che se ne frega. Magari un po' l'orario, che sono le 7:20 di domenica sera. Magari se fossimo passati le 3 del pomeriggio ci sarebbe stato il puttanaio. Beh, mi sa che da qui si inizia a scendere verso Di Maro. Bello, veramente un bel paesaggio qua, Madonna di Campiglio. Sì. Non ci eravamo mai stati e alla fine, cioè, giù dal tonale è ancora mezz'ora. Se venite diretti e non fate tutto il giro del Trentino come abbiamo fatto noi, Trento, Bolzano, eccetera. 16:08 e direi che si sentono tutti. Sì. Infatti, quando ci fermiamo per fare qualcosa mi devo mettere lo scaldacollo, perché mi entra proprio tutta l'aria. Penso ci fermeremo a cambiare le batterie della GoPro. Sì, va bene. Beh, comunque scendere da questo lato l'asfalto, diciamo che non è proprio bellissimo. C'è anche un semaforo. Non c'è il tasto dei pedoni? No. No. Suca. Comunque sono arrivato a 45.000 km. Io non lo so. Pensiamo a vedere. Devi schiacciare mod. 22.294. Minchia la metà. Se mi fai cadere ti ammazzo. Guarda che ti tiro il cartello. Ma quanto cazzo sta rosso? Verde. Messaggio per te. E sai qual è? No. Devo fare la cacca. Alzo puzzi. Folgarida? No, io sono nata a Folgaria. Sempre molto popolati questi paesi. Sì, infatti. Beh. A Di Maro destra. Verso Trento? Sì. Sì, di là entravi in paese. Ah, si vegna. La mia batteria della GoPro è morta. Ah,
Ma è uscito il simbolo della batteria o si è proprio spenta? È uscito il simbolo della batteria. Ok, allora sta ancora filmando ma sta per morire. Vabbè, le cambiamo per fare il tonale a questo punto. Quando siamo giù a Di Maro, che magari c'è anche qualche grado in più, ci fermiamo per... ti metti lo scaldacollo, metto le ultime due batterie della GoPro. Bello sto tornante. Tenuto bene. Non ti scordar mai di me, ogni tua abitudine. Se tiri quelle stonate lì non si scorda nessuno. Tornante? Sì. Di qua, sì, Di Maro. Sì, sì. Deve essere quello laggiù. Siamo quasi arrivati. All'alba delle 19:30. Bene. Non andiamo al passo Mangen, così torniamo a casa presto. Yeah! È che se partissimo alle 8 al posto che partire alle 10. Ma non ce la facciamo. Non è che non ce la facciamo, che ho dovuto prenderti a calci per tirarti giù dal letto. Ma non è vero, ho pure messo... Ma dai! E tu pensa che ho avuto anche la forza di mettere la sveglia. Sì, che hai spento. No, ne ho messe due, una alle... Una l'ho messa alle 8 e una alle 7:40, non mi ricordo. Boh. Mi fai conto che ho lavorato 15 ore e ne dormite 6. In effetti è un buon ritmo. Ma sì, dai, meno di 8 è impossibile. E allora adesso? Devi seguire per passo del tonale, porca puttana. Deserto pure qua. Sì, beh, non mi sembra mica troppo posto. Qua, giusto? Sì, passo del tonale. Qua, bus. Six hours later. Ciao fans, abbiamo trovato queste sculture di legno fatte con la motosega. Praticamente questo era un albero, cioè ha ancora le radici che vanno dentro nel terreno. Adesso un gufo, lì c'è un'aquila, quello non lo so, un tizio che scala la parete, e là dietro c'era anche lo scoiattolo. Ecco lo scoiattolo. Dove siamo? Che poi ce lo chiedono tutti. Siamo, non lo so. Siamo a Di Maro. Siamo sulla strada che porta da Di Maro a Madonna di Campiglio. Esatto. Bene.